So for me, a computer has always been a bicycle of the mind, something that takes us far beyond our inherent abilities. In questo video parliamo dell'azienda che vale di più al mondo, un'azienda che ha una capitalizzazione di 3 trillions di dollari, 3.000 miliardi di dollari, che è un numero incredibile. È anche un'azienda famosissima, produce dei dispositivi sui quali forse state guardando questo video. Sto parlando di Apple. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. National Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Devo dire Apple o devo dire Apple? Apple è la versione corretta. Apple è anche l'azienda che ha più liquidità al mondo. Ha nei suoi conti in banca tipo 150 miliardi di dollari. I gotta do it, man. Cosa vuol dire che Apple ha più liquidità di quella che ha il governo federale degli Stati Uniti? Oppure vuol dire che Apple, se vuole, potrebbe comprarsi Twitter, Facebook, Tesla e Netflix, tipo, tutte insieme o quasi? È di gran lunga l'azienda più ricca, con più liquidità e di maggior valore al mondo. È il caso quindi di sapere come comincia una storia che porta a diventare un'azienda così monumentale. Anche perché, dettaglio non da poco, prima vi raccontavo che Apple oggi vale 3 trillions di dollari, soltanto nel 2018 valeva 1 trillion, e quindi questa crescita è avvenuta in modi e in tempi anche piuttosto recenti, è una crescita che stiamo vedendo sotto i nostri occhi in questo momento. E questa storia, la storia di Apple, comincia negli anni 70. La cosa interessante è che comincia come una storia di amicizia, ma teniamo in sospeso questa storia dell'amicizia, raccontiamo innanzitutto che cos'erano gli anni 70, soprattutto sul piano dell'informatica e dell'elettronica. Già negli anni 70 ovviamente esistevano i computer, ma all'epoca i computer occupavano una stanza intera. Spesso non avevano dei monitor, funzionavano in modo che tu immettessi dei dati con una tastiera e poi ricevessi dei fogli di carta con dei calcoli, dei numeri. Non c'erano interfacce, l'unico metodo per comunicare con un computer era parlare la lingua del computer. E quindi questi oggetti erano enormi, costosissimi, non erano nella disponibilità delle persone, nessuno aveva un computer, soltanto certe grandi aziende, certi laboratori di ricerca, l'esercito naturalmente, il governo. Non esistevano i personal computer, perché si chiedevano anzi all'epoca agli imprenditori: ma a cosa servirà mai un computer alla gente? Ma cosa dovranno farci con un computer? I love you, Mr. Bubbs. Do you love me too? Stolti. Come faremmo oggi a guardare video di cani e gatti tutto il giorno? Yeah, I got you. I got this on camera. Questa rivoluzione informatica e elettronica che stava prendendo piede negli anni 70 avveniva in un posto ben preciso del paese, cioè quel posto che oggi conosciamo come la Silicon Valley. Se volete saperne di più sulla Silicon Valley, c'è su questo canale un video sulla California che fa per voi. Qui in breve vi dirò che questo sviluppo tecnologico, questo progresso, fu innanzitutto finanziato dall'esercito, perché nel settore delle telecomunicazioni legato alla difesa bisognava permettere a truppe molto distanti tra loro di comunicare, di scambiarsi dati con efficienza. Internet è un'invenzione comune dell'esercito e delle università americane che collaborano, e tutto questo lo fanno investendo soprattutto in quest'area a sud di San Francisco che oggi chiamiamo Silicon Valley. Non solo c'erano in quella regione quindi le aziende che all'epoca costruivano, sviluppavano, vendevano dei computer, ma c'erano i loro dipendenti, ingegneri arrivati da ogni parte del paese e del mondo, e le loro famiglie, i loro figli. I due principali cofondatori di Apple, che sono tre, ma in origine erano due, sono proprio due ragazzi di poco più di 20 anni che si conoscono quando ne hanno 15-16, perché i loro genitori lavorano proprio in questo settore dell'informatica e dell'elettronica che sta prendendo piede in California in quegli anni. Uno si chiama Steve Jobs, l'altro si chiama Steve Wozniak. Saranno i due principali protagonisti della storia di Apple per moltissimo tempo.
erano in sostanza dei mega nerd e vivendo nella Silicon Valley avevano modo di procurarsi dei pezzi perché magari li chiedevano al padre, all'amico del padre. I due Steve passavano i pomeriggi insieme a cercare di costruire degli aggeggi e a un certo punto presero di petto questa questione del computer e si chiesero: ma questi calcolatori forse potrebbero effettivamente essere utili alle persone? Certo, non possono farlo se sono grandi quanto una stanza e costano così tanto. Si può miniaturizzare però l'oggetto, finché non arrivarono a un'idea. Un computer che fosse in parte fai da te, cioè tu compravi dei pezzi e te lo componevi, ed ebbero un sacco di idee effettivamente efficaci per semplificare la struttura di quel aggeggio. Avevano però anche bisogno di un socio, per cui ci fu un terzo cofondatore dell'azienda che poi diventò Apple. Volevano un socio che fosse più adulto di loro, che avevano 21 anni, 22 anni quando nacque Apple, e quindi chiesero a un ingegnere che conoscevano se voleva avere il 10% di questa nuova società. I due Steve si presero il 45% a testa e a quest'altro, che si chiama Ronald Wayne, dettero il 10%. L'obiettivo qual era? Avere in azienda qualcuno che fosse esperto abbastanza da poter dare loro dei consigli e soprattutto se c'era da prendere una decisione. E i due Steve la pensavano diversamente, Ronald doveva essere quello che decide, insomma, da che parte si va. Solo che questo Ronald Wayne era una persona piuttosto avversa al rischio. Questi ragazzini, poi lui raccontò, non riusciva a stargli dietro, avevano un'idea dopo l'altra. Insomma, questo, dopo meno di un mese, vendette il 10% di Apple a una cifra intorno ai $2,000. Se si fosse tenuto quelle azioni, oggi quelle azioni varrebbero tipo 60 miliardi di dollari, qualcosa del genere. Se uno ci pensa un attimo, ecco, c'è da sentirsi male. Fatto sta che appunto l'azienda rimane in mano a questi due ragazzini, decidono di chiamarla Apple. Il nome Apple, che vuol dire mela, arriva da alcune cose diverse. La prima è un omaggio a Newton, sapete, no? La forza di gravità che si siede sotto l'albero, la mela che cade, tanto che il primo logo di Apple mostrava appunto quella scena di Newton seduto sotto l'albero. Ma non solo, Steve Jobs si definiva ed era fruttariano, cioè mangiava quasi soltanto frutta e la mela gli piaceva un sacco, e quindi la mela. Non solo, ancora un'altra ragione. La mela, soprattutto la mela morsicata, è il simbolo del peccato originale e quindi è il simbolo della trasgressione. E questa immagine, un po' outsider, un po' trasgressiva, non è soltanto molto organica alla Silicon Valley, ma lo è diventata anche grazie a Apple, che è stata la prima azienda ad abbracciare questa identità un po' ribelle. Noi siamo quelli della mela morsicata. Apple. Viene messo in commercio quindi il primo computer di Apple, che si chiama Apple 1, non so, Apple 1 probabilmente. Era un computer per l'epoca molto economico, costava $666.66. Dicono che non c'entri il demonio, anche se diciamo l'aria trasgressiva forse ha contribuito, semplicemente a Wozniak piacevano le cifre che si possono digitare con un solo dito, diciamo, facendo così sulla tastiera, e quindi 666.66, ne vendettero tipo 200, 300, era un'azienda fatta da due ragazzini letteralmente in un garage, ma chi comprava questo computer ne era molto contento, il computer effettivamente funzionava. Non immaginate un computer con un monitor, era una scatola con dei circuiti, permetteva di mettere dei dati con una tastiera, ne ricevevi dei fogli di carta, degli scontrini, diciamo quasi, con dei calcoli effettuati, ma c'era del potenziale su cui lavorare. Da lì quindi si parte a fare l'Apple II. Introducing Apple II, the easy to operate home computer. Non solo era molto migliorato come computer, ma aveva sì un monitor, aveva le prime grafiche, i primi colori, e questa fu la prima grande innovazione che portò Apple e che oggi è dappertutto. It was obvious to me that all computers would work like this someday. L'idea che perché le persone comunicassero con i computer servisse un'interfaccia di mediazione, quello che noi oggi facciamo quando col mouse andiamo a cliccare, a trascinare, vediamo delle finestre. Serviva un'interfaccia che traducesse il codice in immagini, in gesti, perché davvero si potesse parlare di personal computer. Click, you're there. Click. Il secondo computer di Apple è un grande successo, esce nel 1980, un anno dopo Apple si quota in borsa e tutti capiscono che questa cosa del personal computer che questi due ragazzini si sono inventati ha un senso, ha un futuro. Arrivano quindi i pesi massimi, arriva quello che all'epoca è il peso massimo nel settore dell'elettronica e dell'informatica, che è IBM, e comincia a produrre i suoi computer, che chiama appunto PC, personal computer. Chiaramente una concorrenza piuttosto pesante, e quindi i due fondatori di Apple cominciano ad affrettarsi a sviluppare un nuovo dispositivo ancora più ambizioso, e quando esce sul mercato è purtroppo un grande flop. Si chiama Lisa. Lisa from Apple.
era effettivamente un grande computer per le potenzialità che aveva all'epoca, costava però qualcosa come $28,000, già all'epoca, insomma, era carissimo. Tanto che molti di questi computer Lisa che vennero prodotti, Apple non riuscì nemmeno a venderli, e c'è una leggenda metropolitana per cui a un certo punto, pur di smaltire questi computer invenduti, Apple cedette un intero magazzino a una società di rifiuti che seppellì questi computer da qualche parte in una discarica nel deserto dello Utah. Per cui, se volete fare una caccia al tesoro moderna, mettetevi alla caccia di questi dispositivi, questi computer sepolti da 50 anni, che oggi avrebbero un enorme valore quantomeno per i collezionisti. Ci sono degli Apple Lisa sepolti da qualche parte nello Utah, apparentemente. Quel computer fallì perché costava molto, però erano sulla strada giusta e infatti da lì a qualche anno, nel 1984, Steve Jobs e Steve Wozniak tirano fuori il computer che cambia un po' il mondo dei personal computer, che è rimasto ancora iconico anche nel suo nome. Macintosh. Parliamo del primo Macintosh, un computer compatto, tutto in uno, facile da avere in casa, anche bello da vedersi e soprattutto lanciato con uno degli spot più famosi della storia degli spot televisivi, trasmesso durante il Super Bowl del 1984, diretto da Ridley Scott, ispirato chiaramente al romanzo di George Orwell 1984. È uno spot che è stato trasmesso soltanto 2 volte nella storia, eppure sicuramente l'avete già visto. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Il Macintosh ebbe un certo successo, però a quel punto la partita dei personal computer non coinvolgeva più nemmeno soltanto IBM, perché arrivò una grossa azienda di software interessata a fare programmi per i personal computer, e parlo di Microsoft, l'azienda fondata da Bill Gates. I due ragazzini, cercando di stare al passo, spesso spesero troppi soldi, investirono male, insomma l'azienda cominciò anche da parte degli azionisti, perché a quel punto non era più soltanto loro, ma era stata ceduta in parte al pubblico, al mercato, a chi voleva comprare le azioni. Cominciò a manifestarsi il desiderio di avere alla testa di questa azienda delle persone che fossero dei manager, che fossero non dei nerd appassionati di tecnologia, per quanto geniali. Il fatto che ci fossero quindi visioni molto diverse tra Steve Jobs, Steve Wozniak e gli azionisti dell'azienda, il CDA dell'azienda, il fatto che Lisa fosse costato moltissimo e comunque ancora stesse mettendo in difficoltà i conti dell'azienda, portò, unito anche al caratteraccio di Steve Jobs, diciamolo qui perché è una cosa che vale per tutti i passaggi di questa storia, era una persona sicuramente geniale, altrettanto sicuramente con cui era molto complicato avere a che fare, ecco, fa sì che Steve Jobs cerca di ostromettere il manager principale che dentro Apple gli faceva la guerra, quel manager però ha il consenso del CDA e quindi finisce che fanno fuori Steve Jobs, licenziano Steve Jobs dall'azienda che lui stesso ha fondato e quindi nel 1985 viene cacciato da Apple. Next. A questo punto la storia si separa un po' in due. Da una parte c'è la storia di Steve Jobs, che esce da Apple, fonda un'azienda che si chiama Next, che non farà granché, ma svilupperà molti prodotti e codici che poi saranno utili in questa storia, e compra da George Lucas, quello di Star Wars, un'aziendina di produzione cinematografica che si chiama Pixar, forse l'avete sentita nominare, perché poi da quando arrivò Steve Jobs diventò un'aziendona invece che un'aziendina. L'altra storia è quella di Apple, che a questo punto lavora senza Steve Jobs, si è liberata di questo piantagrane, forse geniale, ma che vuole sempre complicare tutto, e da lì in poi, senza Steve Jobs, le cose per Apple vanno sensibilmente peggio. Apple ha delle intuizioni, per esempio è la prima azienda a produrre una macchina fotografica digitale compatta, si chiama QuickTake, è molto precedente alle macchine compatte che arrivarono poi, ma forse anche per questo non incontra un grande successo del pubblico. A un certo punto decidono di lanciare una linea di vestiti, che però sono piuttosto improbabili. Decidono di entrare nel mercato dei videogiochi e lanciano una console, e anche quella fu un flop clamoroso, la Apple Pippin. Non solo, la concorrenza di IBM e di Microsoft a quel punto si è fatta veramente forte, quelli sono gli anni in cui Microsoft tira fuori i suoi sistemi operativi, imitando e riprendendo il concetto di Apple per cui serve un'interfaccia, non puoi programmare in MS-DOS, ma arrivano i software di Windows, soprattutto Windows 95, che diventa il sistema operativo di gran lunga di miglior successo al mondo. Yeah.
Apple è messa molto male, si parla di un suo possibile fallimento, il titolo perde moltissimi soldi in borsa, i manager capiscono che hanno fatto un errore 10 anni prima e quindi richiamano Steve Jobs comprando Next e rimettono Steve Jobs a capo di Apple. Se questo fosse un film, sarebbe come quando dentro Mad Max Fury Road decidono di tornare indietro per vendicarsi. We go back? Immaginate Steve Jobs, licenziato dall'azienda che ha fondato, che dopo 10 anni viene implorato di tornare, lui torna e a quel punto però è il capo. Decide lui, cambia tutto, Apple pone le premesse per il successo che conosciamo oggi. Il fatto che Steve Jobs voglia riscattarsi non vuol dire che non prenda le decisioni anche con una certa lucidità. Pensate che a un certo punto Apple era sull'orlo del fallimento, aveva bisogno di liquidità, di soldi, e Steve Jobs accetta un investimento dentro Apple da parte del suo rivale storico più grande, Bill Gates. And I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. Microsoft sceglie di investire 150 milioni in Apple per sviluppare la versione di Office per i dispositivi Apple. Annuncia tutto questo Bill Gates intervenendo a una delle famose convention di Apple. Viene fischiato dal pubblico, ma Steve Jobs si prende questi soldi, gli servono, mette in moto la produzione e lo sviluppo di nuovi dispositivi che oggi ci sono molto familiari e soprattutto capisce che Apple ha bisogno di riposizionarsi sul mercato, di ripresentarsi agli americani. Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti. E lo fa di nuovo con uno spot famosissimo che si chiama Think Different. Questo spot così celebre mostra una sorta di pantheon di geni al quale non solo Steve Jobs si iscrive di fatto automaticamente, ma che costruisce un immaginario. Chi sono le persone che usano i dispositivi Apple? Sono the crazy ones, sono di nuovo i ribelli. Apple ritorna alla sua identità originale. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Lo fa questo anche con degli altri spot molto più divertenti, quelli della serie I'm a Mac, I'm a PC. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. I'm into doing fun stuff like movies, music, podcasts, stuff like that. I also do fun stuff like timesheets and spreadsheets and pie charts. In cui ci sono due attori, uno piuttosto noioso e bolso che non sa fare le cose più semplici, che interpreta un PC, e un altro più figo, più smart, che fa il Mac. Nel 1998 Apple lancia l'iMac, quel computer fisso che comprende tutto, come il primo Macintosh. Il monitor e tutta la parte di componenti dentro un solo case è colorato. Il design degli oggetti, dei dispositivi è una delle cose che rende Apple così riconoscibile e anche così amata da chi compra i suoi prodotti. This is iMac, the whole thing is translucent, you can see into it, it's so cool. Esce l'iBook, un primo laptop che comincia ad avere un certo successo. Viene diffuso un sistema operativo Mac OS X che è basato sui codici di Next, l'azienda di Jobs che poi fu comprata da Apple, e arrivano altre innovazioni, altri prodotti che avranno un enorme successo. Il primo è l'iPod. Are you ready? Il lettore MP3 più figo, più performante, con più memoria, più facile da usare in circolazione. Fu un successo clamoroso che dette ad Apple grandissima liquidità. In breve tempo si prese la fetta più grande del business di Apple, che già comprendeva i computer e i portatili. In tutto Apple ha venduto dal 2001 a oggi circa 500 milioni di iPod nel mondo, e l'iPod è soltanto il genitore del dispositivo in assoluto di maggior successo mai inventato da Apple, e parlo naturalmente dell'iPhone. And we are calling it iPhone. A un certo punto Apple reinventa il telefono cellulare, fa alcune scelte che oggi diamo per scontate ma che all'epoca non lo erano per niente e furono molto criticate e prese in giro, per esempio il fatto che sia un telefono senza tastiera. Decidono anche che tu potevi aumentare e allargare i servizi che il tuo telefono ti fornisce scaricando delle app, e c'è un'app per qualsiasi cosa. Anche questo modo di usare la tecnologia se lo inventò e soprattutto lo diffuse su larga scala Apple. Da lì in poi è una cavalcata, tanto che a un certo punto i ricavi frutto degli iPhone diventano oltre la metà
dei ricavi dell'intera azienda, viene lanciato l'iTunes Store, lo store per le app. Now, this is our store. Vengono lanciati e diffusi gli Apple Store, i negozi di Apple dove puoi provare i dispositivi, e anche questo non era così consueto. Prima andavi nei negozi di informatica, chiedevi un computer, ti davano la scatola e poi a casa te lo aprivi. Questa cosa di vederli, provarli, prenderli in mano è una cosa che Apple ha fatto diventare molto popolare. La successiva grande invenzione di Apple è l'iPad, il tablet. Anche questi esistevano già, ma Apple è arrivata e ha fatto il migliore. Ne ha venduti e ne vende ancora circa 60-70 milioni ogni anno. That's what it looks like. È proprio in quegli anni lì, però, gli anni dell'iPad 2010-2011, che Steve Jobs ha un nuovo ritorno di una malattia con cui aveva già fatto i conti, un grave tumore al pancreas, e infatti alla fine del 2011, dopo aver lasciato al suo vice Tim Cook la guida dell'azienda, Steve Jobs muore. All'epoca, quando Steve Jobs muore, circolano molte domande sul futuro di Apple, perché raramente un'azienda è stata legata in modo così forte al suo fondatore, al suo leader, al suo inventore geniale di modi di utilizzare la tecnologia di cui le persone avevano bisogno ma senza esserne consapevoli. Questa è la grande ricetta di tutti i business che funzionano. La storia di questi anni però ci dice che se Apple ha continuato a evolversi, non ha patito l'assenza di Steve Jobs, anzi, i suoi affari non sono mai andati così bene. Sono arrivati molti altri prodotti, molte altre acquisizioni. Apple ha comprato la società Beats, ha prodotto l'Apple Watch, ha prodotto l'Apple TV, e poi è diventato un produttore di contenuti con Apple TV Plus, iCloud. Ha cominciato anche a vendere i suoi brevetti anche ad altre aziende, per esempio i dispositivi non Apple che oggi usano gli schermi Retina, gli assistenti per la casa, la realtà virtuale con il nuovo visore. Insomma, la storia di Apple è una storia che prosegue, è una storia che vede il business di questa azienda in grande crescita e che vede ancora discutere, quando si parla di Apple, dei soliti pregi e dei soliti difetti, dei soliti vantaggi e dei soliti svantaggi. Da una parte, se consideriamo gli svantaggi, il sistema Apple è un sistema molto chiuso, un sistema che non comunica molto con gli altri computer, i telefoni che non sono Apple, i computer che non sono Apple, e questo ha lo scopo, dice Apple, di avere dei dispositivi molto sicuri. Non ci sono virus, non puoi scaricare dei programmi che fanno male al tuo computer, le macchine sono molto performanti. Dall'altra parte, per costringere il cliente a, una volta che ha il computer Apple, a prendere anche allora altri dispositivi Apple, perché tra loro si parlano benissimo. Se sei uno smanettone, un nerd, non so se un dispositivo Apple fa per te, perché non avrai modo di modificare, di cambiare delle cose che altrove sono più facili da modificare. Se sei un utente comune, i dispositivi Apple sono di gran lunga i più semplici da utilizzare. Anche qui non vi scannate nei commenti, per favore, non è che potete risolvere la questione Microsoft contro Apple adesso nei commenti di questo video. Prendiamo atto del fatto che ci sono posizioni diverse, non possiamo fare la resa dei conti proprio adesso e risolvere questa questione mondiale adesso. Le altre critiche, anche più gravi, che ha ricevuto Apple negli ultimi anni riguardano la produzione dei suoi dispositivi, che avviene in larga parte in Cina, in stabilimenti in cui le cose negli ultimi tempi sono migliorate, ma anche a seguito di inchieste giornalistiche che hanno mostrato le condizioni di lavoro, diciamo, tutto meno che ideali in stabilimenti come quelli di Foxconn. Nel pieno rispetto delle leggi cinesi sul lavoro, però sono leggi che esistono perché il lavoro costi poco e così i dispositivi vengono venduti a un prezzo più basso, eccetera. Oggi Apple comunque garantisce, attraverso anche la collaborazione con sindacati, con associazioni che si occupano di vigilare sulla produzione di questi dispositivi, che non ci sono più i problemi che Foxconn aveva magari 15 anni fa. Dall'altra parte i vantaggi sono speculari, hai appunto dei dispositivi molto sicuri, molto protettivi della privacy degli utenti, molto protetti anche da virus e malware, detto che comunque Apple corre quei rischi, ma sono così intransigenti nel proteggere la privacy degli utenti anche nei casi più estremi. Pensate, nel 2016 ci fu un attentato terroristico a San Bernardino in California, due terroristi uccisero 16 persone, fu trovato dai poliziotti l'iPhone di uno dei terroristi e bisognava sbloccarlo per vedere se c'erano nelle mail, nei messaggi, delle prove che potessero magari implicare qualcun altro, e Apple gli disse no. Noi non possiamo creare questo precedente. Apple si oppose all'FBI, che non è una cosa da poco, vinse in tribunale e oggi, rispetto ad altri prodotti, ad altri servizi forniti anche da altre aziende, spesso si vanta di poter dare la maggiore protezione alla privacy degli utenti.
Spero che questo video vi abbia fatto scoprire qualcosa che non sapevate, anche parlando di un'azienda così popolare e così celebre come Apple. Se non volete perdervi, anzi, i prossimi video della serie American Companies e in generale i prossimi video di questo canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, così ai prossimi video sapete già quando esce, prima che io vi venga a pescare da qualche parte nel web con i miei dispositivi Apple. Ciao!